Ciao amici, benvenuti in questa nuova piccola news, rubrica dove noi portiamo delle piccole notizie molto interessanti, create ovviamente da me, il vostro amico Bomber. Allora, non vi ingannerete, che poi questa cosa qua si sapeva di già, voi sapete benissimo che il fondatore di Platinum Games, Hideki Kamiya, praticamente l'ha lasciata. L'ha lasciata perché all'inizio le motivazioni non si sapevano, no? Il perché del lascio di Platinum Games. Adesso IGN ha voluto provare un'intervista e Hideki Kamiya ha voluto rilasciare delle dichiarazioni, cosa che prima purtroppo non si è saputo più niente. Noi sappiamo che Kamiya ha lasciato Platinum Games nel settembre 2023. Ha lasciato Platinum Games e i motivi sono stati questi. Praticamente, da quello che si è capito, Platinum Games non segue più la sua linea di pensiero per produrre videogiochi. La vuole lasciare, cioè non è che vuole lasciare, l'ha lasciata per mettersi in proprio. Adesso ovviamente i giochi e un nome della sua società non si sanno ancora, deve ancora decidere cosa fare. Lui ha detto che semplicemente Platinum Games adesso è abbastanza matura, hanno un sostituto, un leader in grado di produrre giochi secondo la loro immaginazione, ma lui dietro nel team non si è sentito più a proprio agio, non ha più reputato un team che segue la sua linea. Certo, ci sono state comunque delle comunicazioni, il team ha discusso con lui, alcuni si sono messi anche a piangere, insomma è stata una scelta secondo Camilla difficile, ma secondo lui è stata una scelta giusta, perché ovviamente lavorando a una marca, un'azienda che non segui più la tua linea di idea di giochi, è inutile rimanerci. Certo, è una persona che io ho sempre adorato i suoi giochi, mi è piaciuto tanto Bayonetta, più altri giochi che hanno prodotto. È una persona che è saltato un po' dal melo al pero. Prima aveva detto che i giochi non erano arte, adesso dice che i giochi sono arte. Insomma, è una persona un po' contraddittoria, però a definitiva ha sempre fatto dei bei giochi. Speriamo che quando metterà su la sua nuova società produrrà dei giochi che in stile Camilla. Speriamo che vengano fuori dei bei prodotti, ma per il momento purtroppo non possiamo dire altro. Direi da passare alla prossima news, ci vediamo tra poco. Navigando in rete, specialmente su IGN, mi sono imbattuto in questo nuovo thriller, Mouse. FPS in stile cartoon vintage, prodotto da Fumi Games, sviluppo ovviamente Fumi Games, Gen FPS sarà doppiato in inglese, in uscita nel 2024 su PC, ma potrebbe arrivare benissimo molto più avanti anche per console. Insomma, come potete vedere, Mouse è un sparatutto ispirato ai cartoni animati vintage degli anni 30. E devo dire, l'atmosfera è fighissima, come potete vedere l'aspetto tecnico è volutamente in bianco e nero, però ragazzi, il gioco è una figata. Certo, lo stile cartonesco smussa un po' i picchi di violenza che c'è dentro nel gioco, che sono parecchio notevoli. Però si tratta di un FPS old school che io non vedo l'ora che esca per console, ovviamente per portare la recensione unboxing. Stupendo, mi piace. Bene, raga, questa è la fine della piccola news. Spero che vi sia piaciuta e noi ci vediamo ovviamente per i prossimi video. Ciao a tutti, bye bye!